Ciao ragazzi, sono tornata questa volta con Luigi. Ma chi è Luigi? Chi è Luigi? Adesso gli facciamo un'intervista qua a tappeto e ne chiediamo di tutti i colori. Siamo al podcast dei non famosi. Quarto episodio, se vi siete persi gli scorsi andateli a recuperare perché abbiamo parlato di storie straordinarie e oggi ne avremo un'altra da raccontarvi. Io oggi sono col cappellino, faccio la coach perché Luigi è un collega. Esatto. E allora mi sono vestita anch'io da coach, perché sennò qui di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Bisogna fare le cose fatte bene. C'è Rocco, come al solito, che fa l'intervista per prima. Esatto. E lui deve chiedere subito le sue cose. Allora, ragazzi, da dove cominciamo con Luigi oggi? Intanto grazie di avermi invitato. Grazie. E grazie per aver permesso di poter raccontare poi la mia storia al tuo pubblico e al pubblico in generale. Grazie a te. Io ringrazio tua moglie perché è grazie a lei che io ti ho conosciuto. Ovviamente. È stata lei che mi ha contattata. Esatto. Perché mi chiamo Barbara. No, perché perché qui ogni tanto qualcuno mette in dubbio, mi chiamo Barbara. Comunque, quindi io ho saputo di te attraverso tua moglie, che un po' più o meno mi ha raccontato, per sommi capi, la tua storia, e che quindi mi ha interessata subito. Tu poi in parte mi hai spiegato altre cose, ma oggi andiamo un pochino più a fondo, perché credo che ci siano tante cose importanti, tanti messaggi soprattutto di forza, di carattere, mentali che possiamo dare alle persone che forse si trovano in situazioni un po' difficili, magari persone che hanno subito incidenti, traumi, che sono in situazioni di depressione, che non riescono a venire fuori dalle loro situazioni difficili, e magari sentire una persona che ce l'ha fatta, è riuscita nel suo percorso e soprattutto insegna agli altri come fare, può essere un qualcosa di molto positivo. Esatto, questo è il messaggio che vogliamo passare. Esatto, siccome sentiamo sempre scemenze, ragazzi, soprattutto qui su YouTube, questo podcast vuole essere istruttivo, ok? Quindi ascoltate bene, perché vogliamo dare una mano alle persone. Questo è il messaggio del podcast. Per cui io adesso lascio la parola a te. Anzi, vi rubo 2 minuti, ragazzi, perché anche oggi abbiamo uno sponsor che ha permesso la puntata. E questa volta però lo sponsor è esattamente, diciamolo, la moglie Paola, la moglie di Luigi. Adesso noi vi lasciamo un breve video e poi ritorniamo con la storia di Luigi. Allora, ragazzi, siamo tornati, adesso lascio la parola a Luigi, ti faccio incominciare da dove credi sia meglio per te, dove la tua storia comincia a avere, insomma, un qualcosa, un racconto che può essere significativo. Sì, va bene, come avete sentito mi chiamo Luigi e io ho iniziato praticamente la palestra all'età di 18 anni, circa 17-18 anni. In cui, diciamo, ho iniziato con il powerlifting, perché io nasco come powerlifter. Okay. Dopo giovanissimo, esatto, la cosa mi prendeva tanto e allo stesso tempo poi si faceva anche un po' della vecchia cultura fisica. Certo. Perché ovviamente, insomma, non sono più giovanissimo. L'unica cosa che purtroppo mi ha lasciato un po' poi, diciamo, per strada e a terra, io dopo circa 2 anni ho subito un incidente e questo incidente purtroppo ha comportato un'amputazione della gamba destra.
Che incidente hai subito, se posso chiederti? Incidente stradale. Fortunatamente era un incidente sul lavoro, perché stavo lavorando in quel momento, e quindi posso dire che forse quella è stata un po' la mia fortuna. Ah, ecco. Sì, perché io ho sentito tante persone nella tua situazione che mi hanno un po' detto la stessa cosa. Cioè, a volte certi incidenti hanno risolto la vita in un modo diverso, cioè hanno dato la svolta. Ecco, anche qui, ragazzi, bisogna parlare di persone che hanno una gran testa, perché comunque subire un'amputazione e dire che è stata la svolta, o comunque ha fatto cambiare la vita in positivo, ecco, ci vuole una gran testa. Però evidentemente ce la si può fare anche con questa condizione. Assolutamente, assolutamente sì. Quello che ho sempre detto io, non bisogna abbattersi, non bisogna, ovviamente il caso ti porta a essere un po' disperato all'inizio, certo, ma secondo me devi sempre viverla in maniera positiva e guardare avanti. La mia fortuna in questo caso anche sono stati gli amici che non mi hanno mai abbandonato, non mi hanno mai trattato come una persona diversa, certo, e ovviamente la mia famiglia che mi è stato vicino e mi ha sostenuto in qualsiasi cosa io abbia fatto. Poi la mia testa, come dici tu, mi ha dato l'ulteriore forza, perché io anche senza la protesi ne ho fatte di ogni. Ecco. Se adesso dovessi raccontare un po' di cose, insomma, dall'appunto visto la tua intervista nei giorni scorsi, anch'io andavo in bici senza la gamba. Addirittura. Perché? Ecco. Perché vedo uno andare in bici senza la gamba e la prima cosa che mi viene, se lo fa lui, perché non lo posso fare anch'io? Certo, perché tu comunque hai iniziato a fare sport agonistico quando eri ragazzino, facevi... Sì, esatto. Ecco, quindi hai fatto agonismo da ragazzino, e io dico, atleti si nasce, ragazzi, punto. È una roba che si ha dentro, quindi sì, ci si mette sempre un po' alla prova. Sì, no? Perché io calcolo un aneddoto molto particolare. Io giocavo a calcio, okay, ero anche una buona promessa. Il giorno prima dell'incidente segnai il mio ultimo gol. Mamma mia. Quindi pensate un po' come la vita a volte è cinica. È molto, molto. Quindi a calcio? A calcio, basta. Basta? Basta. Ok, però basta. Bicicletta ancora? Esatto, bicicletta ancora, faccio ancora pesi, mi alleno ancora, esatto. Vede. Anche perché è capitato un periodo, come ti avevo già annunciato, in cui io mi sono un po' lasciato andare, no? Nel senso, perché la famiglia, le responsabilità, insomma la vita quotidiana, il lavoro, eccetera, eccetera. E andare in che modo? Non ci crederai, ma ero quasi diventato obeso. Attenzione, ragazzi. 1,60 m per 92 kg. Da passato da quanto? Nell'arco degli anni, diciamo, perché... C'è voluto tempo. Ho dovuto prendermi del tempo proprio per ricostruirmi. E certo. La mia figura e il mio corpo, ovviamente, perché ci ho impiegato 4 anni, credo. A perdere tutto quel peso. A perdere Ma tutto. Tu partivi da un peso di? Io sono partito da un peso di 64 kg. 64, 90, ci vuole tempo. E poi sono Questo tornato... diciamolo, esatto. Luigi, perché poi col nostro lavoro, no, insegniamo questa cosa alle persone che credono sia, no, così, in una settimana... No. Proprio ieri ho ricevuto il messaggio, spero che fosse una battuta, ma se non lo era, vabbè, di una persona che mi ha chiesto su Instagram: Barra, sono disperata, come faccio a dimagrire in una settimana? E la mia risposta è stata, bisogna fare un miracolo, perché in una settimana, ragazzi, non si fa niente. Sì, sì, sì. Tanto ci hai messo per mettere peso e altrettanto e di Brava. Più bisogna metterci per perderlo. Bisogna aver paese e credere in se stessi. E credere soprattutto, sì, è vero. Perché io nel corso, diciamo, nel percorso che ho fatto poi nel dimagrire,
nel mentre, diciamo, ho ripreso fiducia in me stesso, certo. Ho incominciato a rivedere il vecchio Luigi, quello che era un po' da ragazzino, e lì poi nasce anche una cosa molto carina, che io chiedo al mio vecchio istruttore di palestra se potevo iniziare a fare qualche gara. Ecco. Quindi diventare... E la motivazione parte. È partita. E cioè... lui mi dispose in questa maniera. Tutto si può fare. Certo, vero, verissimo. E da lì sono partito. Tutto si può fare, basta volerlo fortemente, basta impegnarsi, ma da atleta è tutto fa più facile. Perché si è più disposti a fare quelli che gli altri credono siano sacrifici, ma che in realtà sono una passione. Sì, no? Diventa una passione. E lo è perché ce l'hai dentro. Non c'è niente da fare. Io quando mi sento dire, ma quanti sacrifici che hai fatto? Ma mica sono andati in guerra, me lo sono scelto io di fare l'atleta. Esatto. Se avrei fatto qualcos'altro, se fosse stato i sacrifici, ragazzi, sono ben altre cose. Sono quelle cose che dobbiamo fare obbligatoriamente, che non possiamo fare a meno perché dobbiamo sopravvivere, no? Lo sport è un piacere, esatto. Deve essere una passione, gareggiare uguale, se no... si arriva già mentalmente con qualcosa di negativo e di fortemente quasi irraggiungibile, e sarà sempre così, perché la nostra testa ci mette già davanti a un qualcosa di quasi impossibile, esatto. Da fare. E invece no, perché per dire io ho usato un metodo molto elementare, ma che con me ha funzionato. Io per dirti, per vedere se riuscivo a portare avanti e a termine, diciamo, quello che volevo fare realmente, presi un barattolo di Nutella da un chilo, lo misi proprio a vista sul frigorifero con la scritta Nutella qua, e ogni volta che ero in cucina a prepararmi i pasti, era sempre lì, era la mia tentazione. E credetemi, non l'ho mai aperto, non l'ho mai toccato. E il segreto è quello, non toccarla mai, perché se ci metti solo un dito, buonanotte a tutto il barattolo. Quello è il segreto. È vero. Quando ti dicono, dai, ma mangiano un pezzettino. No. No, perché non è il pezzettino, è tutta la torta. Esatto, anche, no, perché, cioè, anche perché con la fame che sviluppiamo il pezzettino, cioè, non basta. Con le privazioni che ha un atleta costante e quotidiana, non è il pezzettino, diventa una crisi bulimica, cioè diventa buttare dentro tutto quello che trovo. Quindi non mettete dentro il ditino. No, esatto, e non assaggiatelo. Via la Nutella. Sì, poi la cosa anche bella è un'altra, per esempio, da quelle belle parole che mi diede il mio coach, io mi misi un po' alla ricerca, certo. Perché ovviamente lui, non essendo pratico, diciamo, delle gare di bodybuilding, io avevo bisogno di trovare un atleta nel mio paesino, certo. Che non ce n'erano. Tu abiti? E qui a Mantova, io abito a Mantova, anzi in provincia di Mantova, e non ci crederai, gira e rigira, grazie ai social, mi viene davanti la foto della mia attuale moglie. Che miseria, ste donne, cosa che vado a vedere che era una gommista, gareggiava, e allora da lì nasce il fatto che poi l'ho contattata. Fantastico. Ci siamo incontrati, e manco a farla apposta, abitavamo a 500 metri e non ci conoscevamo. Ma non ci credo, mai visti in vita nostra. Pazzesco, era... destino. E la sera vado da lei e parliamo, insomma, così, e lei mi dice: guarda, anche nelle tue condizioni, quindi anche avendo una protesi, lei mi disse, ci sono delle federazioni che accettano la tua categoria, certo. E quindi se ti prepari magari ti fanno fare il gioco. Bello. E così siamo partiti. È da una cosa poi esatto, è incominciato un altro percorso della mia vita, che è stato un bel percorso, devo dire, perché tu lo sai benissimo, prepararsi per delle gare non è un gioco da ragazzini. No, non è un gioco, e anche questo, diciamolo, non si fa una gara tanto per sfizio, ma è un percorso. Esatto. Anche perché si arriva col tempo, e lo dicevamo proprio prima di questa intervista, e si arriva negli anni a maturare una
fisicità, no, completa. Sì. Io ci ho impiegato 20 anni. Io l'ultima gara che ho fatto da professionista ero nella mia condizione migliore. Se avessi pensato di essere nella prima gara, è impensabile. Prima gara è un tuffo nel vuoto, è un testarsi, vedere se il palco può essere un'esperienza positiva, giusto, perché giusto. Anche quello non è facile. No, assolutamente. Tu, ad esempio, come sei una persona estroversa, sul palco ti senti a tuo agio? Allora, in realtà diciamo che vabbè, l'emozione gioca sempre, no? Gioca sempre, insomma, un po' certo, o a favore o a sfavore, però una volta che sali sul palco, diciamo, rompi il ghiaccio, e almeno per me mi sono sentito molto a mio agio, anche perché diciamo che era proprio una cosa che io ho voluto fortemente, certo, per mettermi alla prova. Eri convinto che ero convintissimo, anche perché, come dicevi tu, cioè io ci ho messo 4 anni prima di arrivare a fare la mia prima gara, certo. Non 2 giorni, 4 anni. Anche quindi, perché tu arrivavi arrivavo dall'obesità, dal sovrappeso, esatto. Comunque ti allenavi ancora o avevi smesso? No. Non mi allenavo più in quel periodo perché, come ti dicevo, mentalmente purtroppo non ero pronto, non c'ero. Poi ho fatto un percorso di ricomposizione che è durato 4 anni, certo, e poi altri 4 per prepararmi per la mia prima gara. Ascoltate, quindi, ragazzi, bene. Esatto, è un messaggio. Un mese, anche perché poi, e anche questo diciamolo, tutto quello che si acquisisce in un mese, perdo 20 kg in un mese, dopo un altro mese ne messi su altri 30, perché il corpo non è fatto per la fretta, c'è bisogno di tempo per costruirsi, molto tempo, e il bodybuilding ha bisogno di tempi tempo. Anche esatto. Di maturità muscolare, esatto. Per vedere le inserzioni muscolari, la definizione così come deve essere, ci vogliono anni e anni di diete, senza sgarrare, e gare, preparazione, il posing, parliamo anche di quello, bisogna iniziare secondo me già un po' dagli inizi, no? Se uno ha l'intenzione effettivamente di essere un agonista, dopo 2, 3, 4, 5 mesi, quel che è, bisogna che incominci a mettere dentro anche lezioni di posing. Certo. Perché il posing, secondo me, è fondamentale. Saper posare su un palco ti fa acquisire, tra virgolette, dei punteggi, no? Diciamo così. Vabbè, in questo senso. Se posi male, a volte c'è magari un atleta che vale meno di te, ma che sa posare meglio, e i giudici guardano quello che c'è sul palco, esatto. Non quello che c'è giù. Quindi non mi frega niente se poi tu nella stessa posizione, nello stesso posing, risalteresti uguale. Se posi male, posi male, esatto, non ti metti a risalto. Infatti, quindi quello secondo me i giudici ne tengono conto, perché molto. Insomma, quando fanno i confronti, anche quando vediamo che spostano un atleta certo. Da un altro, è proprio perché per hanno bisogno di capire la differenza. Insomma, certo. Anche il piccolo dettaglio fa tanto. Fa. È proprio un'arte. Il posing è una cosa difficilissima. Quello che la gente non sa del bodybuilding e che reputa che sia un non sport, perché il bodybuilding è un'esibizione estetica, ma esatto. Insomma, fino a un certo punto, provate a posare, poi mi dite se non è un allenamento di quelli giusto. Non faticosi, ma di più. Molto. Ok, c'è gente che sviene, è vero, vero. Si suda, è un allenamento faticosissimo, perché a riuscire a contrarre la muscolatura tutta insieme nello stesso momento è faticoso. In più, rimanere in una posizione statica, isometrica, esatto. Per tanto tempo, mentre i giudici ti guardano, mentre magari non sai esattamente come sei messo, se si storce, è vero. Difficilissimo. E quindi è un allenamento vero e proprio. Cioè, è la parte difficile del nostro sport. Del nostro sport, sì. Anche perché ovviamente, insomma, facciamo anche capire le pose. Non è che tu vai, fai la posa e finisce lì. No. La posa va fatta e va tenuta. Quindi, ragazzi, va anche tenuta, cioè nel senso, per esatto. Non alcuni secondi, forse un po' di più, però... Sì, poi magari se si è tanti atleti, a volte anche qualche minuto. Esatto. Perché ora che magari sono 10 atleti, ora che tu sei l'ultimo, ora che arrivano a guardare te, tu sei lì da un quarto d'ora. No? Effettivamente, è difficile. Sì, è molto. Non è un gioco. No.
bisogna avere tanta passione. Esatto. E quindi la tua prima gara com'è andata? Allora, la mia prima gara è stata veramente una cosa per me molto emozionante e bellissima, perché a parte la categoria, diciamo, di competenza, io, siccome sono, come si dice, un agonista appunto nato, certo, mi sono iscritto anche nei normodotati. Ecco. Quindi ho fatto la categoria dei normodotati, anche avendo, tra virgolette, un difetto, sì, me l'hanno consentito. Bene. Eravamo in sette sul palco. Madonna. Ho fatto terzo. Caspita, complimenti. E queste sono soddisfazioni. E sono grandi soddisfazioni. Porca miseria. Veramente sono soddisfazioni. Bravo. Perché poi ho imparato anche a vedere, effettivamente, diciamo che io tra i sette ho fatto terzo, perché la mia condizione, parliamo di tiraggio, quindi di definizione, di dettagli, era migliore degli altri che erano rimasti, diciamo, fuori, no? Certo. E allora io questo l'ho apprezzato moltissimo. Beh, bellissimo. Tanto. Bello anche che ti abbiano consentito di farlo, anche perché vuol dire, perché no? Io sei tu per primo che ti dai la penalità. Eh beh, no? Sì, certo. Quindi però lo sai, io la però, voglia di avere un confronto. Se sei magari, più, esatto, qualitativo, ciao, ciao, arrivederci gli altri. Le gare non si vincono solo perché si è più grossi. Esatto, questo è fondamentale. A volte la gente pensa che sia una gara a chi è il più grosso, e sarebbero tutti sul palco. Giusto. Invece giusto. No, è il più grosso, è il più tirato, più di tanti altri dettagli, che adesso qui non stiamo a entrare nello specifico, esatto, nel tecnico, però che fanno la differenza di un atleta. È vero. Quindi, bene. E da lì siamo andati avanti. Da lì poi sì, da lì abbiamo preso più esattamente, bravo, cioè, abbiamo preso tanto coraggio e ho detto a Paola che non mi avrebbe fermato più nessuno. Giusto. Tanto è vero che ho fatto una miriade di gare, adesso non le conto perché va bene, però mi sono tolto un sacco di soddisfazioni. E da lì in poi, devo dirti però la verità, se posso, certo, mi sono fermato. Perché? Perché cosa succede? In alcune federazioni, ecco, dove uno poi ci rimane male, a priori ti fanno partecipare nei normodotati, ma a priori ti mettono ultimo nell'angolo. Santo cielo. Grazie. Allora, visto questo, io ho deciso di non far più gare, perché ho detto, qua in Italia, ecco, questo è il messaggio che voglio dare, qua in Italia purtroppo gente nelle mie condizioni o anche insomma un po' diverse non hanno il coraggio appunto di esporsi, di buttarsi. E allora la concorrenza diventa minimale. Cioè. Sì, però non è corretto, voglio dire, come c'è la categoria wheelchair, esatto, no? Dovrebbe esserci anche una categoria per chi ha una gamba amputata o due, quindi due protesi o una, perché no? Ci sono un sacco di super atleti in queste competizioni. E infatti, non stanno sulla carrozzina. Esatto. Perché no? Si vedono. Infatti è questo quello che vorrei dire, vorrei trasmettere. Se no, ragazzi, non abbiate paura. Se no, piuttosto, ecco, non accetti, esatto, la protesi e dici no, fammi salire, poi mi metti ultimo, perché lì non ci sta. Anche perché comunque tu ti prepari tanto quanto e anche di più, sì, perché arrivare nelle stesse condizioni una persona con due gambe devi dare di più. Diverso, ok? Esattamente. Quindi bisognerebbe dare un bonus in più, no? In meno. Quella è la follia e l'assurdità dell'Italia. Ma io lo continuo a dire, siamo nel Medioevo ancora, ragazzi. In certe situazioni gli Stati Uniti purtroppo sono avanti. Cioè, non ce n'è. L'atleta è portato su in qualunque condizioni. Se c'è meritocrazia, da noi c'è ancora, non dico cosa, esatto, ma c'è. Purtroppo per cui sì, mi dispiace molto che tu abbia smesso per questa ragione, ma non avrai smesso di allenarti. No, attualmente oggi mi alleno ancora, anzi do sempre il 100-100 quando sono in palestra. In questo periodo, anche se ho qualche piccolo dolorino, perché devi sapere che io alleno anche le gambe.
Direi. Cioè, nel senso, anche quella dove c'ho la protesi. Certo. Perché tu ho imparato... Posso chiederti dove sei stato amputato? Io ho l'amputazione sotto al ginocchio. Quindi il quadricipite comunque. Il quadricipite ce l'ho e ho imparato poi negli anni a gestirmi appunto anche senza la protesi su alcuni macchinari e certo. Riesco a lavoricchiare anche il quadricipite della gamba mancante. Grazie. Faccio gli squat. Faccio i stacchi. Io adesso non lo so, con una protesi deve essere faticosissimo. Allora, la cosa bella è questa, che avendo un centro protesi specializzato, che è italiano, alleluia, sono andato lì un giorno e ho detto, ragazzi, io faccio questa attività sportiva. Perché, come si vedono nelle Paralimpiadi, ci sono tante persone amputate, certo, che fanno tante cose. Certo. E allora io ho detto, ragazzi, io faccio questa attività sportiva. Ho bisogno di un sostegno e di una protesi che mi permetta di fare una cosciata in questo tipo e che non mi dia fastidio in un certo punto. E che non ti faccia male, certo. A disposizione. Madonna. Mi hanno fatto una protesi, per parlare in gergo, e mi permette di poter scendere in accosciata, come si suol dire da noi, con il culo per terra. Terra, quindi completa. Completa, quindi esattamente. Hai il 100% della mobilità. Della mobilità. Questo negli squat liberi, nella pressa 45, in tutto quello che... Quindi in pratica sei bionico, sei supereroe. Più o meno. Più o meno sì, così, ormai, no? Se riesci ad avere una mobilità completa, comunque sì, il quadricipite funziona. Sì, esatto. Per cui è tanta roba. Però anche qui, ragazzi, cioè, resta sempre il discorso mentale. Sì, perché in tanti non sarebbero neanche partiti, no, a sfidarsi così. No. Sarebbero rimasti nella loro disperazione. Esatto. Ma infatti in questo ti dico, la testimone di tutto questo è proprio Paola. Perché Paola mi conosce, sa come sono, sa che sono duro, sa che io non smetto mai di provare qualsiasi esercizio. Certo. Io ci provo sempre, sempre. Non mi tiro mai indietro. Ecco, come dicevamo nell'intervista precedente, voglio dire, tanto cosa c'è da perdere? Ah, niente. Niente. Al massimo ci ho provato. Se è andata bene, è andata bene. Ma infatti... E sono arrivato. Al massimo resto lì. Sì. Non è che succede niente di grave. E questo è quello che la gente non vuole capire. La paura, ma è difficile. Ecco, le difficoltà sono tutte nella nostra testa. Se partiamo già con le difficoltà che non esistono, ma che ce le mettiamo dentro il cervello, esatto, ragazzi, non ne usciamo più. Buttiamoci, al massimo è andata male. Sì, sì, ma infatti è quello che dico io. Quando per esempio... È stata un'esperienza comunque. Esatto, un esempio molto banale anche questo, è magari un compagno d'allenamento ti vede caricare, faccio un'ipotesi, no? Tot chili su una pressa e dice, Luigi, ma come fai? Io ci provo, mal che vada si rompe la protesi. Pazienza, amen. Certo. Mal che vada si rompe, vado a budrio, o l'aggiusto. Ma non bisogna aver paura, no, bisogna avere il coraggio di provarci sempre. Sempre. Racconto un piccolo aneddoto veloce. Ho avuto un piccolo disturbo mesi fa. Io non è che non ho più allenato il quadricipite, anche senza la protesi, sono andato sulla leg extension, quella sdoppiabile. Ho provato a farla senza la protesi, solo col moncherino. Madonna, sei riuscito? E sono riuscito. Mazza, ragazzi. E infatti la Paola dice, tu sei un pazzo, no, perché le provi tutte. E certo. Lo stesso anche per i femorali. Però uguale. Avevi male? Avevo male. Ah. Cioè nel senso, avevo un dolore che non potevo tenere la protesi. Okay. Quindi se lavoravo con la protesi non riuscivo. No, ma intendo, mentre facevi la gestione. No, assolutamente. Non no, ecco, no, questo. Perché tu impari ad appoggiare bene. Certo. Come sai, quasi tu ce l'avessi sulla caviglia, no? Certo, sì, sì. È la stessa cosa. Ma anche questo è una cosa che io dico spesso. Persone che magari hanno fatto un intervento, devo star fermo un mese, due mesi, tre mesi, semi, un anno, fermi per niente, no? Sì. Un anno niente, fermi. Io tutto quello che ho fatto, fortunatamente, scemenze, ma io il giorno dopo, massimo due giorni dopo ero in palestra. Esatto. Ovvio che magari non allenavo la parte dove ero stata operata, toccata, certo, ma se il mio corpo in quel momento non mi dice che ho dolore, che non sto male, vai. Qual è il problema? Esatto. Ecco,
poi parlate con i vostri medici, non vi sto incitando ad andare a fare un post-operatorio in palestra, eh? Però no, no, giustissimo. Non è questo l'esempio, però per dire, quando il nostro corpo risponde in modo positivo, solo noi sappiamo che funziona per noi. Esatto. Solo tu puoi sapere se ti fa male o no. Infatti. Se ci provi e non ti fa male, fallo. Io infatti lo faccio, non mi ferma nessuno. Cioè, certo. Io sono uno di quelli che comunque, anche la variante, quindi se io non riesco a fare uno squat o una pressa, io trovo la variante. Ovvio. Come per, ti stavo dicendo, per il femorale, se io non riesco a fare, perché non ho la protesi, io mi sono inventato un esercizio al cavo, ho allungato il cavo, ho messo una cavigliera intorno al moncone e ho fatto lo stesso movimento di quando fai i femorali, certo, da seduto. Ha funzionato. Certo. E io sono a posto. Quindi ragazzi, bisogna avere un po' di fantasia anche, il coraggio e la fantasia di osare. Certo. Beh, io faccio un esempio stupido perché noi, chi mi non conosce sa che io sono un po' burlona. Allora, io le protesi ce le ho qua. E quindi, ok, quindi le ho volute io, fatti miei. E mi dicono, ah ma tu adesso non riesci a fare, non ti puoi più allenare. Allora ragazzi, si può fare tutto, basta usare il cervello, esatto, e fare delle piccole varianti. Ovvio che quello che mi dà fastidio non lo faccio più, certo, ma giro l'ostacolo e lo faccio in un altro modo. Non è che non posso più farlo, ripeto, questa è una scemenza buttata lì, ma giusto per far capire che si può fare tutto, basta usare il cervello e avere la maturità di capire, esatto, come farlo. Infatti. E non fare cose soprattutto pericolose, perché io vedo gente più che sana in palestra che fa delle robe assurde. Vero. E mi domando come non faccia a spaccarsi la schiena, le spalle, le ginocchia. Quindi ragazzi, no, usate la testa, ragazzi, soprattutto in palestra usate la testa. E laddove non ci arrivate, non vi vergognate, chiedete consiglio, chiedete, certo, aiuto, perché sennò vi fate male. Sì. Oggi purtroppo Luigi, e lo vedi perché facciamo lo stesso lavoro, soprattutto i ragazzi giovani, hanno fretta. Troppo. In un mese devono arrivare dove tu ci hai impiegato 20 anni. Esatto. E esatto, se non ci arrivano, la disperazione, no, basta, mollano tutto. Ragazzi, ci ho tempo al tempo. Anche perché poi non c'è soddisfazione. Le cose ottenute così, esatto, in una settimana, che cosa ti possono dare? Gratificazione? Niente. Non gratificano. È tutto il percorso che fa. Esatto. È una carriera che ti può dare poi anche l'esperienza per poi magari avere un lavoro, insegnare agli altri, essere capace di conoscere te stesso. In un mese, una settimana, non si fa niente. Però oggi purtroppo i social portano a guardare, diciamo, dei modelli abbastanza irreali. Molto, molto. Perché sai, chi ho Instagram, io cerco di mettere la verità su me stessa, ma esatto, tanta gente poi vai a vedere, non è la stessa persona che c'è nel profilo, magari sono anche profili fake, eppure la gente si immagina, no, che questo, questa, sì, in quel modo, in un mese sono arrivato a far così, cosa? Ci vuole tempo. Non guardate i social, guardate la realtà dei fatti come sta. Se fate gli atleti ci vuole tempo. Sì, sì, esatto, il tempo vi darà tutto quello che chiedete, il tempo. E soprattutto passione. Anche la si voglia fa l'atleta di... perché, esatto, perché ci piace farlo, non esatto, perché siamo obbligati, esatto, ma perché in un mese devo, dico nel nostro ambiente, prendere il tesserino da professionista per dimostrare che sono pro, che poi non vinco più niente, no? No, ma infatti se ne frega. È quello che dici tu, è giustissimo, perché anch'io nel mio piccolo ho i ragazzi che seguo e la domanda è sempre la stessa. Luigi, secondo te in quanto tempo? Certo. Allora io li guardo e dico il tempo che ci vuole, esatto, cioè prenditi il tempo che ci vuole. Certo. Se tu ti impegni, se ci metti dedizione, un po' di sacrificio, alla fin fine vedrai che con un po' di tempo, ma non parliamo di mesi, perché non sono mesi, bisogna parlare anche di qualche anno, certo, prima di vedere un buon risultato. Quindi ragazzi, il tempo. Sì, 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 assolutamente, ma la domanda è sempre questa. Quanto tempo ci metto? Ah, il tempo che ti ci vuole, anche perché non siamo tutti uguali.
tu magari ci metti un mese e io ci metto un anno. Beh, quindi siamo arrivati lo stesso. Arriviamo tutti e due e ci vuole un pochino più di tempo. Ovvio. Non arriviamo tutti dalla stessa conduzione, dallo stesso patrimonio genetico. C'è chi è molto portato e chi non è portato per niente. E quindi non è che posso dire anche ci metti 20 anni. No, no, anche perché non abbiamo la bacchetta magica. Esatto, accontentati intanto di migliorarti. Giusto. No, però sono messaggi che non entrano. No, non entrano, ma anch'io faccio fatica, è dura, purtroppo. Noi siamo qui a lottare tutti i giorni, ragazzi, con voi che non capite queste cose, mannaggia, prima o poi ce la faremo. Prima o poi riusciamo a spiegarci, a prima spiegarci, poi, esatto. Io ogni tanto poi faccio i video anche dove li mando un po', che poi ridono tutti, ma sì, io sì, sono, sì, è vero. In realtà sono serissima, faccio finta di scherzare, ma in realtà dico la verità. No, ma infatti la verità fa male, cioè quello è il problema, che la verità fa male. Assolutamente. Anche ieri, per dire, mi è capitato un altro, adesso vorrebbe mettere 10 kg di muscoli. E quanto tempo? Del tempo, fortunatamente, però mi ha detto Luigi, ma riuscirei ad aumentare 10 kg? Allora, geneticamente il ragazzo è messo bene. Però io ho detto, bisogna capire effettivamente come reagisce il tuo corpo, certo, che risposte ci dà, e dopo poi pian pianino quello che fai tu, perché se tu incominci, non mangi, non faccio colazione. Certo. Dipende da voi. Dipende anche da voi. Ci metti il tempo che tu vuoi metterci, perché anche questo, lo stesso programma, magari fosse così facile, però lo stesso programma dato a 10 persone diverse, 10 risultati diversi. Assolutamente. Ma non perché il programma è sbagliato, perché voi non siete uguali e voi non fate tutti la stessa cosa, perché non ce n'è uno che segue il programma. Esattamente. E poi si lamentano, perché chi segue arriva sempre. Ma infatti anche qua, no? Adesso torniamo a parlare un attimo anche di noi e della mia condizione. Certo. Io vorrei far capire anche questo. Anche a me piacerebbe essere in una certa forma, ok, spaziale, ma io, per dirti, parlando dell'agonismo, mi sono detto a me stesso, io mi prendo del tempo, giusto, quando mi vedrò in condizioni come piace a me e come piace magari al mio coach, laddove hai un coach che segui, e sarò in grado di poter affrontare un palco in mezzo alle persone normodotate della mia categoria, io ci andrò. Ci metterò 3 anni? Va bene, aspetto 3 anni. Ci metto 4 anni? Aspetto 4 anni. Ma sicuramente non vado di fretta e non vado a cercare un anno. Insomma, quando arriva, arriva. Assolutamente. E se arriverà, vi garantisco, ragazzi, mi vedrete, perché mi farò vedere. Ma noi siamo sicuri che siamo sicuri che ti vedremo, Luigi. Ti faccio una domanda e andiamo un po' indietro al tuo incidente. Ci sono stati dei momenti difficoltosi per quanto riguarda la riabilitazione, quindi dal momento dell'incidente, a ritornare a camminare, a essere comunque una persona che si fidava di se stesso? Allora, diciamo che io sono una persona di carattere forte. Siccome ho vissuto l'incidente, quasi reale, cioè ne ho persi i sensi, io ero sveglio, ho vissuto tutto il periodo. Quindi ti ricordi tutto? Tutto quello, anche quando sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco, quando prima che mi tirassero fuori dalla cabina, insomma io mi ricordo tutto, anche quando mi hanno estratto, mi hanno messo in ambulanza. E non so se lo posso dire, perché a volte avevo già l'immagine di quello che sarebbe successo, lo dico. Sapevi così per, esatto, per non magari raccontarlo proprio nei minimi dettagli, ma io ho visto proprio i dettagli e sapevo già come ero, praticamente come ero messo, perché ero sveglio, ero lucido. Non sentivi più la mia voce? No, l'unica cosa erano i dolori, perché sai, i vigili del fuoco, per lavorare, per estrarmi, tra i flessibili, le scintille, l'acqua che mi buttavano addosso, insomma, i dolori erano dolori. Sei rimasto schiacciato? Io sono rimasto schiacciato, fortunatamente solo con la gamba, il resto del corpo era fuori. Madonna.
diciamo che era, io ero fuori così e questa era rimasta lì perché era tra il incastrata tra il cruscotto e il sedile e il motore era venuto in avanti. Ma... e quindi era rimasta in mezzo. E allora ci hanno impiegato un tre orette per tirarmi fuori. Tre orette. E tu in tre ore non sei mai svenuto? No, mai. Madonna. Mai. Ero appoggiato sul come si dice, sulla portiera, perché era aperta. C'era un signore che mi teneva un po', giustamente, perché sennò ero a penzoloni. E mi sono visto tutto l'intervento che hanno dovuto fare. Non ti hanno sedato? Niente. Non ti hanno dato tranquillante? L'unica cosa che... diciamo è un po' più, rimanere sveglio, esatto, è un po' più crudele che il dottore dell'ambulanza mi disse dopo tre ore: se tra 10 minuti non ti tirano fuori, ti devo tirare con la forza. Madonna, ragazzi, perché avevo perso troppo sangue, quindi ormai i tempi stringevano. E sì, anche perché in quei casi lì poi se addirittura se svieni o perdi i sensi non riescono più a capire, esatto, se sei vigile. Quindi esatto, il fatto che tu fossi presente sicuramente è stato un aiuto. Dopodiché, esatto, arrivo però in ospedale. È indimenticabile questa cosa, cioè ti resta dentro. Arrivo in ospedale e diciamo che la scena, perché io mi sono addormentato con il dottore, il primario che mi ha operato, che era al di là del tavolo, era così e aveva in mano il piede. Madonna mia! Quindi era già praticamente, diciamo, staccato, no? Era già staccato. E questa è l'immagine. Quando mi sono svegliato in camera, dopo l'anestesia, eccetera, eccetera, io ero già cosciente, già sapevo cosa mi era successo. Quindi non c'è stato modo di rattaccarti? No, no. Tant'è vero, ti racconto un aneddoto che è una barzelletta, però è molto bella perché... è arrivato subito il figlio del mio titolare, no? Dove lavoravo, è arrivato lì, è stato uno dei primi perché hanno avvisato in ditta. Allora io mi sveglio e già io ovviamente provavo ad ascoltare la gamba. Madonna. E con la gamba sinistra facevo così, no? Ok? Ed ero cosciente e consapevole che non ci fosse più. Allora il ragazzo dalla spalliera del letto mi fa: ma non ti preoccupare, l'anestesia, vedrai che insomma dopo quando ti passa. E allora io mi alzo in napoletano e gli ho detto: Pasca, ma tu pensi che io a sinistra sto niente, non sento niente, certo, ma chi vuoi prendere in giro? Lui in lacrime è scappato via, e perché giustamente io e non c'era più la gara. E questo è il mio carattere, cioè nel senso, mamma ragazzi, Ci vuole, ragazzi, bisogna essere anche un attimino... Sì, ecco, però un ricordo così sicuramente in molte situazioni può essere deleterio, perché ti resta quest'ombra nella testa tutta la vita. Sì, infatti, come poi, io lo racconto molto, cioè, con tranquillità, però quella scena è indimenticabile. Sì, da un lato, a volte quando succedono questi incidenti perdi i sensi. La cosa positiva è che così non ti ricordi, niente. Esatto. Se ti svegli il dramma è uguale, ma almeno non hai negli occhi certe scene che sono molto, molto violente. Però ecco, la testa aiuta, sì, a superare tutto. Quindi il messaggio di oggi, Luigi, è proprio questo. Io sapevo che avresti dato questo tipo di testimonianza, cioè il far capire alla gente che Si può. Cioè, chi vuole può, non deve rimanere allettato, seduto sul divano, buttar via la propria vita. Cioè, ragazzi, se volete, potete, non c'è verso, si fa tutto. Sì. Dipende solo dalla nostra forza di volontà. Dalla forza di volontà e soprattutto dalla voglia di farlo. Cioè, dovete anche essere spinti verso una cosa. E credetemi, la vita va avanti ed è anche molto bella. Ecco, perché soprattutto questo c'è da dire, finché non moriamo, ragazzi, esatto, siamo qua, dobbiamo combattere, non ce n'è, esatto, gamba sì o gamba no, dobbiamo combattere uguale, quindi tanto vale combattere. Esatto, no? Fino all'ultimo. E quindi la vita è fatta per questo, per tirare comunque avanti nel migliore dei modi, quindi se la nostra testa ci aiuta abbiamo già fatto il passo più grande. E se no resteremo sempre a
fare una vita non vissuta, semplicemente per l'incidente o per un fatto negativo che ci ha magari in quel momento un po' fatto cambiare la vita, ma che fondamentalmente è solo un episodio. Esatto. E possiamo andare avanti. È vero. Io Luigi ti ringrazio perché sono sicura che le tue parole aiuteranno tantissime persone. È stata una testimonianza che io sapevo già che sarebbe stata molto importante, quindi ti ringrazio. Grazie a te. Ti auguro di fare un sacco di gare ancora. Speriamo. Anzi, me lo auguro. Dove le fai, che lì, me, me lo auguro un po' di tifo, esatto. Dico, tira le gambe. Oh, bravissimo. No, anch'io sono un po' stupida. Va bene. Ragazzi, comunque... Allora, metterò online sul mio profilo di Instagram le prossime gare di Luigi. Grazie, io quindi, ti ringrazio. Quindi tenetevi informati perché vi aggiorneremo. E sono sicuro che ce ne saranno tante e tante vittorie ancora perché te lo meriti. Grazie, grazie. Grazie a Luigi. Ancora, grazie. Ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, mettete like, cliccate sulla campanella e commentate se questo episodio vi ha aiutato, e sono sicuro di sì, e... aspettiamo il prossimo e sarà un'altra storia pazzesca, quindi aspettateci il podcast non famosi. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.